respiratorie, e queste punture vengono dall'essere zona pagamento perché sono apposta per le vie respiratorie. Ci serve un aiuto per pagare queste punture, io non posso uscire. Allora io avevo già parlato prima con Guido e mi ha detto di chiamare a te e di chiedere un aiuto, e domani mattina ti ridiamo tutto indietro. Come stai, amore mio? Sono un po' meglio, però sto aspettando quel vaccino che ci danno la conferma per lunedì. Ti ringrazio tanto col cuore, nonna, che mi stai aiutando, perché non ti senti già parlare. Sì, sento che non hai la tua voce limpida, lo capisco. tu prendi le cose in oro che hai, tieni vicino al telefono e io le scrivo su un foglio. Vai a prenderle, tieni vicino al Ma telefono. sei mai fatto fare il pacchetto impiccato bene, preparato? Però ascoltami allora, lascia il telefono aperto e tra mezz'ora viene al telefono, va bene? Lascia il telefono a parte, lascialo aperto. E tu come sei vestita adesso? In qualche modo, come si è investita in casa? Ma no, che colore è? Che colore hai addosso? Nero, sono vestita di nero. Allora ascoltami, devi prendere quel sacchettino e scendere fuori. Per strada, fuori dal cancello per strada, perché là deve venire un operatore dell'ospedale che si chiama Bianchi. Mi senti? Sì, Si chiama Bianchi. Allora Bianchi. ascoltami adesso. Bianchi, non gli devi chiedere niente, solo consegna solamente e torna subito su.